partecipazione unanime di tutti i lavoratori dell'appalto della Marina Militare di Augusta. Oggi il 100% dei lavoratori sono qui davanti per protestare contro questo ennesimo taglio perpetrato da parte del Ministero della Difesa nell'ambito del settore delle pulizie. Oggi abbiamo già ricevuto un primo segnale di apertura da parte della Marina Militare. Domani mattina avremo un incontro con l'ammiraglio Camerini dove esporremo le ragioni dei lavoratori e ci aspettiamo da parte della Marina Militare di Augusta le giuste pressioni nei confronti del Ministero del Lavoro, del Ministero della Difesa per risolvere questo problema che non può più essere rimandato. Oggi per l'ennesima volta siamo qui davanti per manifestare i nostri diritti, i nostri doveri, perché per l'ennesima volta siamo arrivati a un'ennesima lotta per sopravvivere. Oggi siamo arrivati con il taglio che è previsto da gennaio al 75% di riduzione dei nostri stipendi. Abbiamo detto basta, veramente siamo arrivati all'esasperazione, non possiamo più andare avanti. Chiediamo allo Stato e alla Marina in questo caso di farsi portavoce delle nostre problematiche, perché veramente la gente non può più venire a lavorare per un'ora. Veramente, non può più comprarsi niente, non può più nemmeno farsi un programma di vita. Quello che lo Stato ci sta dicendo è da mettere da parte la nostra dignità di lavoratori e a questo punto noi non ci stiamo più. Lotteremo fino alla fine, fino a quando non avremo risposte concrete questa volta e non solo parziali.